Questa fornitura sorpassa tutte Ah, le sì. altre. Mi compiaccio con lei, signor Dominici. Ah, in un certo senso noi dobbiamo ringraziare i carbonari, queste teste calde. Eh sì, più si agitano e più Vienna è costretta a inviare soldati. E più soldati austriaci ci sono nel Lombardo-Veneto e più noi guadagniamo con le forniture militari. La terra molto in... No, soltanto qualche giorno, ho bisogno di un po' di riposo. Poi devo pensare a mia figlia, oggi è il suo compleanno, avremo un piccolo ricevimento. Auguri alla signorina Clara. Tante grazie. Nell'occasione annuncerò il suo fidanzamento col conte Guido Severi. Felicitazioni, cavaliere. È un bel nome. Oh, vecchia nobiltà, una delle migliori famiglie. Voglio che gli invitati trovino la casa trasformata in una serra. Ma che hai da guardare? Sembri un'anima in pena. Marta, vecchia brontolona, sei mai stata innamorata? Chi se ne ricorda? Sono passati tanti anni. È una cosa così bella che non si può scordare. Clara, non sta bene per una ragazza parlare così dell'amore. Tu mi consideri sempre una bambina. Sfido, t'ho vista nascere. E poi, piccola mia, perché ti fai delle illusioni? Tu conosci le idee di tuo padre. Ma allora tu... Ah, figlia mia, io ti ho fatto da mamma, si può dire. E vuoi che non abbia capito? È una cosa che ti devi togliere dalla testa. Lo sai com'è tuo padre. Ostinato, caparbio, in fondo non è cattivo. Ma su certe cose non transige e non permetterà mai che... Che mia mantella. Enrico, ero in pena. Sono stato trattenuto in casa Giaffieri, una riunione importante. Ho galoppato come il vento. Volevo che non ti mancasse il mio augurio per il tuo compleanno. Clara, tu sai quello che il mio cuore sogna per te. Ogni bene, ogni felicità. Sono parole bellissime. Ma intanto io tremo sempre per te. E mi chiedo, sarà prudente? Riuscirà a salvarsi dai pericoli? E poi... E poi? Marta mi parlava ora in un modo. Mi ha turbato. Perché? E ti diceva? Indovino. Accennava forse a tuo padre. Alla mia povertà. Alle mie idee. Che sono anche un ostacolo ai nostri sogni. Ah, queste tue idee. Certe volte ne soffro. Come se il tuo affetto mi fosse conteso da un altro essere. Saresti gelosa del mio sogno di libertà? Oh, non gelosa. Tu sai quello che penso, che desidero anch'io. Ma saperti esposto continuamente a un rischio mortale mi dà un'angoscia insopportabile. Devi comprendermi. Ti comprendo. E spesso mi chiedo se ho il diritto di farti involontariamente soffrire. Io, che ti amo sopra ogni cosa al mondo. Forse il mio dovere sarebbe quello di scomparire dalla tua vita. Ma non ne ho la forza. Voglio lottare, sperare ancora. Anch'io con te. Il nostro affetto è troppo puro, troppo bello perché non sia benedetto. Facciamo qualcosa di male amandoci? No, cara. Ma io sono povero, sono dall'altra parte, un ribelle. Questi sono delitti che non si perdonano. Clara! Tuo padre, t'ha cercata, corri. Vedi? Il sogno è finito. Vado via. Sì, sì, andate, Enrico. Benedetti ragazzi. A stasera, Enrico. Ti aspetto. Va bene. A stasera. Sono matti. Mio Dio, sono matti. Ah. Buongiorno, papà. Buongiorno, cara. Non ti aspettavo così presto. Ma io avevo una gran fretta di riabbracciarti, cara. Innanzitutto per farti i miei auguri. 20 anni, ormai sei una ragazza da marito. E ormai... ti ci vuole una collana come questa, che porterà in segno del mio affetto e del mio augurio. Com'è bella. Grazie, papà caro. Ecco fatto. E ora devo darti una grande notizia. Prima dammi la lista degli invitati. Subito. Eccola qua. Enrico Maffei, ma sei matta? Perché?
Ah, ne ho sapute delle belle proprio questa mattina sul conto di questo maestrino di pianoforte, di questo tuo compagno di giochi infantili. È una testa calda, uno di quelli, un carbonaro. È un delitto amare la propria terra? Volerla libera? Claro, e impazzisci? Niente, Maffei, e basta. Ed ora innanzi ti proibisco non solo di avvicinarlo, ma perfino di nominarlo. Intesi, mai più. E ora eccoti la bella notizia. A quella lista bisognerebbe aggiungere un nome, quello del conte Guido Severi. Perché? Viene anche lui? Eh sì, già me lo ha chiesto. E puoi immaginare quale ne sia la ragione. Veramente io non... Figlia mia, sei giovane, bella, ricca. Ti manca solo una cosa e tuo padre te la offre con tutto il cuore, una corona di contessa. 2000 al signor Torri, Sarto. 15.000 alla Banca Lombarda, 8.000 alla Banca di Milano, che minaccia di procedere alla vendita del palazzo. E poi? E poi ci sono i piccoli per modo di dire, i fornitori, il carrozziere, il profumiere, il signor Maggiore. Oh, sciocchezza. Hai sentito? Sì, signor Conte, ma gli altri vogliono essere pagati, protestano, minacciano. Si calmeranno. Io temo di no. Se almeno potessimo dar loro qualche acconto. Niente denaro. Daremo loro una buona notizia, invece. Vero, Hans? Oh, certamente. Dirai a questi signori che pagherò fra 6 mesi. Ma non vorranno aspettare. Non soltanto aspetteranno, ma saranno lieti di offrirmi i loro servigi e la loro merce quando sapranno che il conte Guido Severi sposerà la figlia di Rodrigo Dominici. La figlia unica. Ma è l'uomo più ricco di Milano. Dicono. Ma non lo sarà per molto tempo. È vero, Hans? In tal caso non mi resta che farle le mie più vive congratulazioni. Il mio compito diventa più facile. Ah, anche il mio. Clara è una creatura deliziosa. Ne sono quasi innamorato. Ho detto quasi. Vada pure e diffonda la notizia. Ah, non dubiti, signor Conte. I miei rispetti. A proposito, nessuna novità circa l'amico d'infanzia della mia futura fidanzata? Non ancora, ma non andrà lontano. Da ieri c'è una taglia di 2000 scudi sulla sua testa. Sei un vero amico. Ma non credevo che fosse tanto pericoloso. Beh, soltanto come cospiratore, perché come rivale ormai... È vero. Sua figlia è il più bel fiore del Lombardo Veneto, o meglio, di tutta Italia. E a lei non basta il Lombardo Veneto? Almeno nell'immagine di grazia di poesia mi lasci considerare l'Italia una. Per carità! Lei mi farà perdere le forniture. In questi argomenti, lei è pericoloso quanto mia figlia. Quella deliziosa creatura la pensa dunque come me? Questo me la rende ancora più ammirevole. Speriamo che il conte Severi non le sponga le sue idee. Oh, spero che parlino ben altro che di politica. Questa brutta bestia, ma è fatta per dividere, non per unire. Ah, certamente.